Grazie innanzitutto per aver accettato l'invito a partecipare a questo convegno che è organizzato da Mondo Operaio, da Coinè e dalla Fondazione Pastore, dalla Fondazione Buozzi e dalla Fondazione Di Vittorio, momentaneamente assente. Che non è e non vuole essere né un convegno celebrativo né tantomeno un convegno nostalgico. Semmai, come capita spesso nelle celebrazioni, può essere l'occasione per smentire qualche vulgata di quelle che corrono, sia di quelle che corsero 30 anni fa, che di quelle implicite che potrebbero correre in queste settimane. Allora, 30 anni fa, molti riesumarono dal cimitero delle idee del Novecento la nozione di decisionismo. E ci fu perfino chi fece indossare al Presidente del Consiglio dell'epoca gli stivaloni e la camicia nera. Piazzale Loreto sarebbe venuto qualche anno dopo. Ora c'è chi teorizza che nella società della disintermediazione dei corpi intermedi non c'è più bisogno. Si dimentica però che allora, 30 anni fa, ci furono 220 ore di trattativa prima di arrivare al decreto, come ricorda Gianni De Michelis nel numero di Mondo Operaio che avete a disposizione. E si dimentica anche, come invece ricorda Pier Carniti, che il più deciso a decidere allora non fu Craxi, ma Berlinguer, il quale utilizzò il caso come occasione o pretesto per una resa dei conti politici coi socialisti e per ribadire la legge non scritta che riservava al PC un diritto di veto in materia di legislazione economico-sociale. E forse anche per esorcizzare la novità rappresentata da sindacati come la CISL che oltrepassavano i propri tradizionali riferimenti politici. Piuttosto, se proprio si vuole rivangare il passato, più che sul rapporto fra sindacato e potere politico, è il caso di riflettere sul rapporto problematico fra certe politiche sindacali ed il consenso politico. Fu quello che rivelò il referendum di 30 anni fa, per l'appunto. Non solo per il risultato complessivo, più di 18 milioni di no, ma per la distribuzione del voto, che vide prevalere il no soprattutto nelle regioni più sviluppate, come documentano nel libro, come è documentato nel libro di Giorgio Benvenuto e di Antonio Maglie. E anche questa è una riflessione che può essere utile a chi oggi immagina coalizioni sociali e vie referendarie alle tutele. Chi vinse allora ebbe il merito di aver contribuito ad interrompere la spirale dell'inflazione a due cifre, ma anche chi perse trasse vantaggio dalla sconfitta. Il sindacato infatti recuperò quel potere contrattuale in materia salariale che prima aveva di fatto appaltato all'Istat
ritrovò anche le ragioni di una nuova unità fondata sulla propria autonomia che negli anni successivi, i primi anni 90, si rivelò preziosa per garantire governabilità ad un paese squassato dalla crisi dei partiti e delle istituzioni. Ora, a quanto pare, non è più tempo di concertazione. Il governo in carica rivendica il primato della politica ed ha sicuramente le sue ragioni, tanto più valide quanto più annose sono le dispute che intende risolvere. Ma probabilmente sbaglia il governo a scommettere ciecamente sulla disintermediazione, anche perché un concetto che è così difficile pronunciare difficilmente può diventare l'insegna di una nuova stagione politico-sindacale. Sbaglia però anche il sindacato a coltivare una inconsolabile nostalgia per i riti e le procedure della concertazione degli anni 90. E sbaglierebbe di più se sfogasse la sua frustrazione cedendo alla tentazione di farsi soggetto politico autosufficiente. Chi cercando di costruire coalizioni nelle piazze e chi cercando di organizzare partiti nei palazzi. In realtà il sindacato deve effettivamente tornare ad essere soggetto politico, ma, per usare un po' di latinorum, iuxta propria principia, tanto più che nel nuovo contesto del mercato del lavoro non mancano le opportunità per farlo efficacemente, magari a partire proprio dal vulnus subito sull'articolo 18, per riappropriarsi di un potere contrattuale sulle tutele finora di fatto appaltato alla magistratura del lavoro. Come dirà Morese, e come spero che confermerà il dibattito, oggi nel mondo del lavoro ci sono più cose di quante non ne sappia certa filosofia e di quante peraltro non ne possa regolare una legge. Sempre che non si voglia fare del sindacalismo da intrattenimento, per usare un'efficace espressione recente di Franco Bentivogli. Di Marco Bentivogli, scusate. E fra cielo e te, no, perché, scusate, poi capirete. E fra cielo e terra si possono trovare anche le condizioni per tornare a ragionare di unità sindacale, magari rinunciando al gusto di una battuta polemica, quando il capo del governo parla di sindacato unico invece che unitario, e magari ricordando anche, dopo aver celebrato l'anno scorso Bruno Buozzi, che per lui l'idea del sindacato unico non era una bestemmia. Perciò questo non è un convegno celebrativo e tantomeno un convegno nostalgico. E se proprio si deve cedere ad un filo di nostalgia, questa nasce dalla considerazione che allora, alla fine, la decisione fu presa non su un diktat del governo, ma su una proposta avanzata da sindacati che alle trattative non si presentavano con le mani in mano, ma con una capacità propositiva sostenuta anche dal contributo assiduo e consapevole di studiosi come Enzo Tarantelli. E approfitto per ringraziare Luca Tarantelli, che è presente. Mi dicono anche che gli devo fare degli auguri, poi vi dirò per quale motivo, ma per il momento che abbia auguri anche per i prossimi anni e soprattutto per i prossimi giorni, perché dice che si sposa fra qualche giorno, quindi auguri a Luca Tarantelli. Anche col loro contributo allora
il sindacato riuscì a declinare crescendo ed a sfidare il paradosso del Calabrone, che non è di Marco. L'obiettivo di questo convegno è dare un contributo perché ora il sindacato torni a volare ed eviti di crescere declinando, come rischia di fare, accontentandosi della propria forza organizzativa senza badare alla propria capacità propositiva. Io adesso do la parola a Raffaele Morese per la relazione introduttiva e poi ascolteremo il dibattito.